Benvenuti a TG Poker speciale People's Poker Tour 2011. Oggi è il grande giorno, il giorno in cui scopriremo chi tra gli 8 finalisti di questo Final Table televisivo si aggiudicherà il primo premio da 135.000 euro. E nella sala del torneo tutto è cominciato, si sono accesi i riflettori su questo Final Table televisivo dove gli 8 players finalisti si stanno contendendo il primo premio da 135.000 euro. Ricordiamo i loro nomi: Massimiliano Dino Bramati, Walter Treccarichi, Riccardo Corleone, Gaetano Preite, Matteo Sbrana, Marco Avanzino, Emanuele Scappellato e Andrea Benelli. L'azione al tavolo non mancherà sicuramente. Ripartiamo in questo Final Table dal 26esimo livello di gioco, c'è un average di circa un milione di chips. Dobbiamo ricordare che i primi classificati, oltre al consueto premio in denaro, vanno anche dei ticket per volare direttamente alle World Series of Poker 2011. Andrea Benelli, giocatore professionista di poker del team di FullTiltPoker.net, chip leader di questa terza tappa del main event del PPT qui a Malta. Andrea, come sta andando? Ma per ora bene, il primo giorno siamo partiti benissimo, subito, col piede giusto, e poi diciamo che c'è stato un momento di stallo, poi il day 2 ho fatto un po', diciamo, di montagne russe. E poi mi sono assestato tipo sulle 200.000, poi al momento di tipo il livello prima dello scoppio della bolla sono riuscito a salire fino a quasi 450.000 uncontested, e diciamo che lì è stato il trampolino di lancio per poi ho chiuso la giornata circa un 760.000, quindi insomma è andata da favola. Poi ieri mi sono ripresentato con diciamo uno stack molto imponente e sono arrivato tipo ai primi due livelli ad avere quasi 400.000, in una fase un po' incalando, dovevo studiare un po' il tavolo, poi diciamo con un po' di fortuna sono riuscito a risalire fino allo stack dove sono. Che ricordiamo, 2 milioni e 100 circa. Stra mega chip leader di questo Final Table televisivo da 8 players che sta per cominciare, Final Table televisivo che verrà mandato in onda su Poker Unomania. E come affronterai questa giornata? All'inizio penso che sarà un po' una fase di studio e poi dopo insomma giochiamo per vincere, quindi speriamo bene. Insomma, per i massimi sicuramente. C'è un avversario al tavolo che hai già individuato come il più temibile? Ma io temo tutti e nessuno, insomma, diciamo che sono tutti bravi, sono tutti dei buoni avversari, quindi non sottovalutiamo nessuno e bisogna essere sempre umili, no? Con questo consiglio, con questa perla veramente di saggezza senza alcuna ironia, noi ti salutiamo, ti ringraziamo per la tua disponibilità e a dopo. Ringrazio tutti. Siamo con Biagio Morciano del team pro di Bet Italy. Avevamo già incontrato Biagio a Kranjska Gora dove aveva preso parte con successo al tavolo cash adventure, appunto della prima tappa del PPT 2011. Lo ritroviamo in questa terza tappa qui a Malta, vincitore del ticket per il main event di Las Vegas, quindi WSOP 2011. Biagio, com'è andata? Meglio di così non, certamente non poteva andare. Ho fatto il primo posto, vado a Las Vegas, il sogno di ogni giocatore di poker, credo, giocarsi il main event, quindi contentissimo e grazie a tutti. Biagio, è stato anche un tavolo televisivo perché voi eravate solo 8 players, se non sbaglio, che vi contendevate questo ticket sotto le telecamere che poi hanno registrato per Poker Unomania. È stato, diciamo, emozionante giocare un torneo così? Sei riuscito comunque, sei riuscito sicuramente bene perché sei arrivato primo, però com'è stato dominare un tavolo in questo modo? Guarda, all'inizio fare un tavolo televisivo bisogna metabolizzare un po' la situazione, però dopo un po' sono delle cose che cambiano, tipo prendere le carte, mettere nel vetrino, ti cambia un po' il modo di iniziare il gioco, però poi dopo un po' passa e continui a giocare tranquillo. Quindi ci si fa l'abitudine, insomma. Eh sì, bisogna farsene l'abitudine. Senti, tu sei già stato a Las Vegas o per te questa è la prima esperienza?
No, ci sono stato tre altre volte e ogni volta sarà una frase, no, che si dice spesso, però è sempre la prima volta ogni volta, perché è bellissimo l'impatto con Las Vegas, poi ti lascia sempre senza fiato e quindi ci tornerò molto volentieri. Insomma, noi ci diamo appuntamento a Las Vegas con i colori di Bet Italy e arrivederci oltreoceano. Arrivederci oltreoceano, spero di vedervi per tanto tempo lì a Las Vegas, magari fino a chissà quando. Magari fino a chissà quando, ciao! Ciao ciao! People's Poker Tour non è solo poker, ma è anche intrattenimento a 360 gradi. Infatti, ieri sera c'è stata la celebrazione del terzo concorso di Miss Pokerina. Hanno trionfato Silvia e Maddalena. Vediamo com'è andata. Siamo con il vincitore di questa magnifica tappa del PPT qui a Malta. Terza tappa PPT, siamo con Walter Tricarichi, detto Cesarino, che si è aggiudicato il primo premio di 135.000 euro sgomitando attraverso 382 players. Com'è andata, Walter? È stata abbastanza dura, 4 giorni di torneo. Un bel field, un bel torneo, avversari molto bravi, ho dovuto competere con campioni veri, alla fine è andata bene, ho giocato abbastanza bene, i colpi decisivi mi hanno retto, siamo arrivati fino alla fine e ce l'abbiamo fatta. Guarda, noi ti seguivamo durante lo streaming che è stato fatto di questo Final Table, perché Cesarino ha partecipato, siamo sul palco dove lui ha vinto, ha scippato, come si dice in gergo, questo primo posto di questa terza tappa del PPT. E vedevamo questo volto di fatto sconosciuto un po' nel panorama pokeristico, a fronte anche di professionisti come è stato Andrea Benelli, che si presentava oggi al tavolo finale da chip leader. E poi vedevamo la topia di chips che mano a mano cresceva, praticamente un'industria, un'azienda edile è stata. Diciamo che le ho fatte fruttare abbastanza bene, ho scelto i colpi giusti, ho giocato le mani giuste, ho vinto i colpi decisivi, che è stato fondamentale, soprattutto il coin flip decisivo contro Andrea, in cui ho raddoppiato 3 milioni e lui, diciamo, si dimezza. Quello è stato abbastanza fondamentale perché Andrea stava spingendo molto, quel colpo, diciamo, l'ha accorciato e ha condizionato abbastanza il suo torneo, però è un colpo standard, il suo K a due donne in 4, non poteva andare altrimenti. Senti, tu ti avvicini al poker quando? Da 3 anni ormai. Ho iniziato 3 anni fa, sempre per divertimento, giocavo con amici, poi man mano col passare del tempo ho iniziato a giocare più online, ho iniziato a studiare, ho iniziato a confrontarmi con amici e ho iniziato a giocare sempre più spesso finché ora è diventata, diciamo, la passione principale. Senti, ma tu nella vita cosa fai? Il giocatore di poker professionista, vorresti farlo o magari come i ragazzi della tua età studi? Diciamo che sono studente universitario, però ho un anno che prende mi dedico solo al poker, sono studente sulla carta, quindi mi dedico da un anno solo al poker, è andato abbastanza bene, dopo aver vinto questo grande evento, diciamo, rivaluterò il tutto. Guarda, noi te lo auguriamo, anche perché ci sembra che l'investimento che tu hai fatto su te stesso relativamente al poker sia un investimento vincente. E ci rivediamo in Montenegro con la quarta tappa del PPT? Penso proprio di sì, sarò il campione in carica, dovrò difendere il titolo. Allora, appuntamento in Montenegro per la quarta tappa del People's Poker Tour con Cesarino, che difenderà tenacemente il suo titolo, giusto? Sì, sì, ci proviamo. Grazie ciao. Mille. E da Malta, per questa terza tappa del People's Poker Tour è tutto. Arrivederci a Budva con il TG Poker, il notiziario del poker sportivo.